Buongiorno amici, benvenuti in un'altra giornata qui a Tokyo. Ieri abbiamo visto tutti i quartieri della parte ovest di Tokyo, ovvero Shinjuku, Shibuya e Ikebukuro. Oggi invece vorrei spostarmi verso la parte nord-est per vedere i quartieri di Asakusa e Ueno. Ma prima di tutto vorrei dirigermi ad Asakusa perché c'è un bellissimo tempio che si chiama Tempio Sensoji e poi lì fanno il melon pan più buono di Tokyo. Non sapete cos'è il melon pan? Giusto qualche minuto e lo scoprirete anche voi. Ragazzi, benvenuti al Tempio Sensoji. Sapevo che qui in Giappone fossero nazisti. Ovviamente scherzo, si scherza. Allora ragazzi, vi spiego che cos'è questo Tempio Sensoji, che non è male, è molto carino, devo dire, ben fatto. È un tempio buddista dove la gente viene a pregare e inoltre è anche molto turistico. Infatti penso che è il posto più turistico che ho visto da quando sono qua in Giappone. E c'è la particolarità che tu praticamente, come avete visto, scegli questi scatoloni, queste scatole di metallo, e all'interno ci sono tutti i bastoncini. Per ogni bastoncino è segnato un numeretto. Tu vedi il numeretto che è uscito, ovviamente mentre scuoti devi pensare a un desiderio che vorresti si realizzasse. Esce quindi questo bastoncino con un numero e tu apri il cassettino che corrisponde al numero che hai pescato, e lì ci sono dei messaggi, ci sono tanti fogliettini di carta come questo, e lo prendi e vedi se c'è scritto che avrai buona fortuna o cattiva fortuna. Io sono stato fortunato, ho preso quello con la buona fortuna. Infatti c'è scritto: il sole sta splendendo sopra di te. Poi c'è scritto: la luna sta brillando nuovamente dopo un periodo di nuvole. Potresti avere una rara fortuna. Guadagnando la fama potresti andare incontro alla realizzazione dei tuoi desideri. Poi c'è scritto ancora: i tuoi desideri saranno realizzati. La persona e diciamo tutti i tuoi dolori guariranno. Le cose perdute saranno ritrovate, la persona per cui stai aspettando arriverà, è bene fare un buon viaggio, già lo sto facendo, anzi è quasi finito, il matrimonio e il lavoro sono entrambi buoni, e il matrimonio non c'è, quindi è buono sì. Comunque ragazzi, questo è il bigliettino, vedete qua è scritto in giapponese e di qua c'è anche la traduzione in inglese. È stato carino, dai. Comunque allora, se peschi buona fortuna ovviamente te lo puoi portare a casa, mentre se peschi un bigliettino che ti dice male, va annodato a dei specie di ferretti, va annodato all'intorno e in teoria così se lo annodi non ti porta male. Ora mi sono accorto che sto sull'erba e c'è scritto probabilmente in giapponese non calpestare l'erba, ottimo. Comunque ragazzi, adesso io andrei ad assaggiare il melon pan più buono di Tokyo e vi faccio vedere anche che cos'è il melon pan. Ragazzi, ho preso un melon pan semplice, c'era anche la possibilità di metterci dentro del gelato al matcha oppure del gelato alla vaniglia. Io l'ho preso semplice, poi se mi piace me ne prendo un altro. Ragazzi, intanto sono ritornato al posto in cui avevo preso il melon pan per prendermi questo gelatino al matcha.
che non ho mai assaggiato il gusto matcha, quindi sono curioso di sapere com'è. E faccio pranzo così oggi perché ho poco tempo, visto che il vulcano mi ha tolto un giorno qui a Tokyo. Tra l'altro ho saputo che ieri sera è eruttato, quindi se avessi aspettato il volo successivo con Eracia non sarei ripartito e sarei rimasto bloccato a Bali. Comunque ragazzi, sono a Ueno, questo è il mercato di Ameyoko. Voglio provare a buttare 100 yen per vincere Doraemon. Li voglio proprio buttare sti 100 yen. Che poi la cosa bella è che se lo picco insomma manco do mettere sto coso. Sinceramente sto mercato non è che mi è piaciuto molto. Camicette che in Thailandia compravo a 5 euro, qua costavano 40-50 euro. Mi pare un po' esagerato. Adesso vado a Ueno Park e mi finisco il mio succhetto all'uva. Ragazzi, adesso mi voglio spostare, voglio andare al quartiere di Akihabara, che è il quartiere dei videogiochi e di elettronica. Ragazzi, sono tornato in stanza. Mamma mia che sono. Allora, sono andato da Sushi Zammai, che è uno dei ristoranti forse più famosi qui a Tokyo, e è una catena, intanto ci sono più ristoranti. Io sono andato a quello a Shinjuku, che è vicino al mio hotel. Devo dire che ho mangiato molto bene e era sicuramente un'esperienza da fare, perché ovviamente stai mangiando il sushi in Giappone e non in Italia, e quindi è un altro discorso. Ho preso un set mediamente economico, diciamo, c'erano anche set di sushi più costosi. Io ho preso quello da 2000 yen e poi a parte ho preso i California Roll, che sono venuti circa 580 yen, sì, per un totale di 20 euro, la cena è venuta circa 20 euro, e ho mangiato bene. È stata un'esperienza che comunque era da fare. L'unica cosa che non mi è piaciuta tanto è che in tutti i pezzi di sushi c'è il wasabi. A me il wasabi non fa impazzire, però devo dire che comunque sono rimasto soddisfatto, dai. La cosa che non mi è piaciuta oggi è stato quel gelato verde al matcha che faceva schifo. Per il resto tutto buono. Ragazzi,
Io vi ringrazio per aver guardato il video. Domani mi sposto, vado al nord del Giappone soltanto per una giornata. Faccio un piccolo fuoriporta e poi la notte ritorno a dormire qui nella mia stanza a Tokyo. Quindi ragazzi, noi ci vediamo domani. Buonanotte. Ciao.